Io sono Lorella e sono qui per raccontarti la storia di Cristo. Nello scorso episodio abbiamo visto che finalmente Crystal e Jacob si sono dati il primo bacio, mentre Sean, lo zio di Crystal, era un po' più lontano da loro e li controllava. Vediamo in questa puntata cosa succede. Mettiti comodo e buon divertimento. Allora, eccoci qua. Qui siamo con la nostra Crystal, che sta facendo lezione. Esattamente, la lezione di matematica, credo. Sì, sembra proprio di sì. Oh, sta piovendo. La lezione finirà tra 5 minuti. Ecco qui che è terminata. Bene, qui abbiamo visto che una delle compagne di Crystal è Salma. Crystal l'ha conosciuta qualche giorno prima ed è una parente di Georgie, che era amica di Felina, la mamma di Crystal. Come stai? Hai fatto tutti i compiti? Oppure hai giocato? No, li ho fatti tutti, tranquilla. Piuttosto, ti serve qualcosa? No, sono stata velocissima. Li ho completati tutti. Ti sei fatta aiutare dal cellulare? No, sono stata con Jacob, sai, sono uscita con Jacob. Non perdo tempo io. Va bene, allora ci vediamo dopo. Vado in mensa. E direi che è il caso che anche la nostra Crystal vada in mensa. Ecco che la nostra Crystal sta andando in mensa. Eccola arrivata. Oh, ma c'è pure... Mi si chiamava Sandrine. Con gli occhiali da sole. Oh, ciao Sandrine. Proprio ciao Sandrine, perché te ne sei andata subito, eh? Oh, finalmente qui faccio un pasto decente. A casa mia si mangiano solo schifezze. Dai, non essere così dura. Lo dici tu? Avete sentito l'ultima della scuola? Sembra che Perla ne ha combinata un'altra delle sue. Perla? Chi è Perla? Non la conosco. È una ragazza nuova. Non è qui da molto. Ma è un tipino niente male. Ti fa sentire come se stai in un aereo e hai le turbulenze. Allora, questo lotto invece è di Lil Sim. In realtà è successo che ho fatto un casotto con la scuola e non avevo una scuola disponibile. Così ho scaricato il primo che mi è venuto sotto gli occhi, perché molti che scaricavo erano incompleti. E quindi dopo tanto cercare, alla fine ho deciso di scaricare questo di Lil Sim. E comunque lo trovo molto in linea con le mie corde, perché è piccolino. Non so se poi farò io una scuola, però mi piace. Perché è piccolino, non è confusionario. Mi piace molto. Ecco, qui ci sono le classi. Qui la dove si gioca a scacchi. L'area di riposo, no, la stanza della preside, vabbè, i bagni, le macchinette che finalmente stanno dentro, io le odiavo fuori. E poi al piano di sopra abbiamo, vabbè, un po' le aule ricreative, quella di pittura, di manualità, di musica. E questa dovrebbe essere, credo, la sala professori. Potrebbe essere la sala professori. E qui abbiamo, vediamo un po' un attimo, penso di sì,
E qui abbiamo la stanza dello sport, a cui ci si può dedicare allo sport. La trovo molto molto carina come scuola, sì, proprio sì. Ma torniamo alla nostra Crystal. Eccola qui. Che la mandiamo un po' a dipingere. Facciamo un dipinto classico, piccolo, perché penso che, infatti, a poco tempo, non so nemmeno se ce la fa. Vabbè, vediamo. Ecco, no, non ce la fa. Perfetto. Che belle ste cose, su e giù, su e giù. Poverina. Niente, è andata, ma mo deve riscendere, vabbè. È carina pure questa vetrinetta dei premi. Mi piace molto. Eccola qui. Credo che nella sua classe ci sia anche Jacob, ma penso che oggi non sia venuto a scuola. Dunque, adesso stanno facendo scienze. Vediamo un po'. Eccola qua che inizia la lezione. Vai. Composto chimico. Allora io non leggo e vado a fortuna. Composto chimico ci dice: segui le istruzioni oppure qual è la cosa peggiore che può accadere? Oddio, Crystal è un po' pazza. O meglio, non è come sua madre. Perciò sceglieremo qual è la cosa peggiore che può accadere. Vediamo un po'. Raggiunto il livello 3 di malizia. Può anche fare il solletico alla bambola voodoo. Accidenti! Può rovesciare a calci i bidoni dei rifiuti, fare scherzi telefonici, calpestare le pozze e acquistare bambole voodoo al computer. Però, eppure, non è poi così tanto maliziosa, Crystal. Però, vabbè. Allora, Crystal prende qualche ingrediente in più dagli armadietti e li versa nella miscela che inizia a ribollire, emettendo una nuvola di fumo acre e seminando il caos nell'aula. È una mascalzona la nostra Crystal! Accidenti! Allora, adesso andrà dalla sua amica Salma. Salma? Salma? Madonna, ragazzi, io mi sa che gli cambio nome perché questa non si può chiamare Salma. A me mi stressa Salma. Dai. Vabbè. Poi vediamo. Rapporto della giornata. Oggi Crystal è sembrata un po' disattenta in classe. Ti credo, ha fatto un macello. Deve assicurarsi che la sua condotta sia adeguata prima della prossima settimana. Ce la farà la nostra Crystal? Boh. Vabbè, è un po' di scoletta. Mettiamola così. Adesso andrà da Salma. Le cambierò nome però, assolutamente. E chiacchiereranno un po'. Ti è piaciuto lo scherzo? È stato figo, eh? Sì, non è proprio nelle mie corde, ma dai, su, altrimenti qui a scuola è come se fosse una palla al piede, è troppo noioso. Un giorno devo mettere una buccia di banana per terra. Ma che fai? Te ne vai, Salma? Va bene, io adesso ho da fare. Vado. Non è molto contenta, Salma, del comportamento di Crystal. Comunque, adesso le facciamo fare i compiti, vediamo se mo li fa o fa i compiti. Perfetto. Per questo episodio è tutto, vi mando un bacio. Alla prossima. Ciao ciao.